La nuovissima BMW M2, la bellissima Yaris CR e altre macchine decisamente dalla dubbia provenienza. Ed un'intera pista ghiacciata completamente a nostra disposizione per divertirci senza limiti. Oggi il buongiorno ve lo do così. Mi trovo infatti al passo del Tonale in un'avio superficie che d'inverno viene trasformata in un vero e proprio ghiacciodromo. Sono stato invitato da Diego, che è il proprietario della Sport and Safe Driving School, ovvero una scuola di pilotaggio che fa corsi di guida sportiva e di drift in pista e che oggi mi farà assaporare un po' la neve. Signori, siamo a bordo di questa bellissima Yaris GR, mostro della natura, 4x4. Ho già fatto un piccolo turno insieme a Diego e raga, è una cosa veramente veramente strana andare sul ghiaccio con questa trazione, con le gomme chiodate soprattutto, perché come vedete adesso, senza volerla mettere di traverso, c'è abbastanza grip. Ovviamente l'obiettivo è fare il traverso. Esatto. E anche tanti. Okay. Destra, vai, già destra, destra, destra. Bravissimo. Guarda che bello! Gas, 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 tutto, 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 tutto. Vai, 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 gas, gas, gas. Raga, la sensazione, ve lo giuro, è davvero strana. Non so spiegarlo, ho misto tra grip e non grip, che nel mio cervello, non so, mi dà proprio qualcosa di strano. Hai notato come quando sei di traverso la macchina ha grip e devi ridargli gas? Sì, è pazzesco. E invece quando sei dritto e magari giri il volante solo, la macchina va dritta. Sì, sì, sotto sterzo a manetta. Perché il chiodo lavora molto quando è in appoggio la macchina. Se la macchina di traverso il peso sulle ruote di appoggio e il chiodo lavora di più, si infila di più nel ghiaccio, raspa di più, la macchina ha molto più grip. Oh, ho usato il freno a mano, eh? Gas, 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 giù, 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 gas, giù, 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 giù. Ancora? Giù, 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 giù. Bello! Vai. Bello, signore! Oddio, mi sto stradivertendo. Gas. Dentro, 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 dentro. Bello! Molto meglio, eh? No, destra, no, destra, no, destra, no, 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 no. Cazzarola! Questa era tosta. Questa sì. È a posto davanti Marco, che non vedo. Si è rotto qualcosa? La griglia di plastica davanti al radiatore. Fermati a guardarla perché non vorrei che avessi toccato il radiatore. Cacchio. Oh. Proprio nel momento in cui mi stavo divertendo, raga. Qua sono un po' sganciato, eh. La griglia è andata. Vabbè, ma è così facile la GR. Botte da Orbi. Boom. Posto, la grigliettina non è rimasta contenta. La grigliettina mi sa che la società di Edoardo te la dovrà ricomprare. Qua comunque ci stanno dando di quel gas che è incredibile. Non vedo l'ora di provare un trazione posteriore perché dicono tutti che si sta comportando molto molto meglio. E poi c'è lui che ci saluta. Tutti con le macchinone e poi è arrivato lui. Proprio la griglia di questa GR che sta arrivando mi sa che ha fatto una brutta fine a causa mia. Guardate prima tra l'altro questa M2 che bomba che ha tirato. Vabbè, ci siamo divertiti col mio di manico che gran poco. A questo punto vediamo il nostro Diego che cosa combina con la GR. Ecco, subito ritraverso. Nemmeno siamo. Porco Dio, bro! Oh mio Dio, ok. Spila tutti i muri di neve che ci sono. Se la fai tutta, sei un mago. No, non puoi farla. Non puoi farla, no. Perfetto, siamo con Luca alla guida in questo momento e siamo sul nuovo M2. Ti piace esteticamente, sincero? Mi fa impazzire. Sai che a me fa cagare. Scusa, eh. Raga, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate, perché a me sta macchina riesco a fare una piacere. Mo ce la facciamo piacere adesso però. Noi utilizziamo la seconda marcia inizialmente, okay. Poi dopo invece diventa tutto terza. Mamma mia, ma te vai super spedito. Cioè, io con la Yaris ero fermo in confronto. Porca vacca, ma come si diverte Luca? Ma è emozionato. Esatto. Non so cosa aspettarmi. No, è molto molto sincera, molto facile. Molto facile, disse Luca. Andiamo a provarla. Molto facile. Completamente diverso rispetto alla Yaris. È un'altra macchina. È proprio un'altra macchina davvero. Bravissimo, bravo. Angolo. Gas, falla ruotare, bravissimo, guarda, guarda, guarda di là. Vai col gas e falla ruotare, dolce rilascio, bravo, falla ruotare, bravissimo, guarda lì. Bravissimo, continua a guardare la macchina, falla ruotare, dolce sul gas adesso, bravissimo. Ci sono tanti più cavalli ovviamente qua rispetto alla GR e quindi lo senti anche sul gas, appena gli ne dai un pelo di più ovviamente la macchina scarica molto di più, va molto più forte e quindi girarsi è un attimo. Dolce adesso con il gas, non mi ricordo di qua, togliamo, teniamo comunque il gas, guardo in fondo, subito guarda a sinistra, subito destra, bravissimo, okay. Eccoci, e ora
nostro tornante. Fallo ruotare. Gas, gas, non aver paura. Ma allora, ho dato poco gas. Hai dato poco gas. E quindi lei non si intraversava e continuava a uscire. Bravissima, ha parlato troppo. Sì, alla fine sì. Allora, non chiedetemi che cosa stia succedendo, ma tutto in un attimo hanno organizzato una gara sui kart, presumo col ghiaccio, non lo so. E quindi purtroppo con l'M2 basta, ci ho fatto solo quel turno, non è che sia andato particolarmente bene. Ma andiamo a divertirci con i kart a questo punto. Raga, siamo a bordo dei kart elettrici con le gomme chiodate. Secondo me ci facciamo male, ve lo dico. Zio. Vediamo come funzionano, raga, perché sembra veramente di utilizzare un trazione posteriore. Bisogna stare attentissimi. Sono difficili, Raga, sono bellissimi sti cosi da usare. Raga, ma che figata vi sto facendo vedere. I kart su cui stiamo girando sono completamente elettrici, hanno le gomme chiodate e sul ghiaccio sono una figata atomica. Come vedete dai miei piedi, bisogna dosare alla perfezione l'acceleratore e sfiorare veramente pochissimo il freno, perché sennò girarsi è un attimo. Appena esci dalla traiettoria sei fregato, e se non sterzi alla perfezione, raga, ti giri, è facilissimo. Giuro, è una delle cose più fighe che io abbia mai provato, quindi continuiamo a godercela. Fanculo! Dai, raga! Siamo secondi! Cacchio! Ma raga, sì, si è girato! Lo facciamo entrare, sta arrivando troppo forte. Lo prendiamo incrociandolo, guarda. Oh, oh! No! Ma ha tirato fuori, raga! Dobbiamo raggiungerli! Ma ha tirato fuori! Raga, mi sa che abbiamo concluso terzi o quarti, boh, non lo so, un disastro! Però sto girando fortissimo adesso! Sono una figata! C'era scorretto, guarda! No, no, anche a me hai tirato fuori però, Sì, no. E raga, io vi dico solamente che il ritorno a Bergamo è stato un disastro pazzesco. Praticamente la notte che io ho passato al Tonale ha fatto tipo meno 15, meno 20 gradi. E come un vero Giargiana sono andato in montagna con l'Audi Q2 di mia mamma, che è diesel. I più montanari di voi avranno già capito. Accendo la macchina per tornare, si è congelato il diesel, raga, non si accendeva la macchina. Ho dovuto chiamare il carro attrezzi, che come potete vedere ha utilizzato un metodo molto alla mio cugino per riscaldare il tutto. Ma come vedete mi trovo all'interno della mia casetta, quindi tutto è bene quel che finisce bene. Quindi ragazzi, se siete interessati alla scuola guida di Diego, che ringrazio tantissimo, trovate le informazioni qui sotto nella descrizione. E noi ci rivediamo in un prossimo video, sperando che io non rompa più un mezzo di un mio fan. Bamba.